Mladek Milo. 30 anni di prigione. John Carlyle. Sì, signore. Risse, insubordinazione e violenza. Sergente Eric Cooper, veterano dell'Africa Corps. È un tecnico guastatore di prim'ordine. Da questo momento siete tutti arruolati in una missione di guerra in territorio nemico. Cosa? Mi piace scherzare. Ci lanceremo sulla Francia vestiti da civili per fare una cosa e una sola. Uccidere i nazisti. Sì, signore! So are you ready for a little macaroni combat? Siete pronti per un po' di macaroni combat? Well, let's get this show on the road! Thank you very much! Quanto c'entrano i macaroni war movies in questo film? Io non ho attinto molto da altri film di questo genere, ma credo che il mio film potrebbe essere classificato come una di quelle pellicole, come un film appartenente a quel genere, i film di guerra italiani, i film del genere Macaroni Combat, e in particolare i film di Umberto Lenzi, che ne ha girati molti. Sono un suo grande ammiratore, ma piuttosto che aver risentito di una forte influenza, io credo che questo film appartenga semplicemente a quel genere, e quindi potrebbe stare su uno scaffale accanto a tutti gli altri film di questo filone, e soprattutto con un personaggio come quello di Landa, un personaggio che sarebbe potuto benissimo comparire in un film di guerra italiano. Especially something like the character Alanda. You know, that's very much a character that could have been out of a Macaroni Combat film. Questo è l'uomo da cui dovrà guardarsi, tenente. Il colonnello delle SS, Hans Müller. E così tu sei Aldo Lapaci. E tu il cacciatore d'ebrei. Sono un investigatore, un gran bravo investigatore. Quali sono i tuoi Italian combat movie preferiti? Io direi quello che mi hai dato tu. Attentato ai tre grandi di Umberto Lenzi con Tim Clark e Horst Frank. Tim Clark and Horst Frank. Prego, signore. Pronto, Hilde? Sono Ronald. L'attentato ai tre grandi era una storia che praticamente partiva da un fatto storico accertato, il tentativo dei tedeschi di uccidere Winston Churchill quando era di ritorno dalla conferenza di Casablanca. Cercarono di ucciderlo facendo cadere l'aereo con dei caccia di guerra, solamente che l'intelligence service lo aveva saputo e al posto di Winston Churchill su questo aereo ci salì un sosia. L'aereo fu regolarmente abbattuto e perse la vita uno dei più grandi attori del cinema, Leslie Howard. Direi che almeno tre dei miei cinque film preferiti sarebbero di Umberto Lenzi. Per esempio, Contro quattro bandiere, di Umberto Lenzi, appunto, con George Peppard e George Hamilton. Pronto, Firefly! Qui è Eyeball, mi sentite? Contro quattro bandiere è stato, diciamo, il gemello del grande attacco, perché riprendeva questo tema dell'amicizia. Entrambi i film riprendono il tema dell'amicizia, cioè di un gruppo di persone che si conoscono e sono in rapporti di amicizia prima della guerra e poi si ritrovano su vari fronti durante la guerra. Incredibile. Ho attraversato quasi mezza Europa solo per portarti questa. Poi di che non sono un amico, eh? Guarda cos'è la vita. Chi lo crederebbe che una volta eravamo così felici? His film, which is really good. Anche il suo film La Legione dei Dannati con Jack Palance, che tra l'altro ha una sceneggiatura fantastica. I protagonisti tentano infatti di disattivare le mine prima del D-Day. La Legione dei Dannati era un soggetto di Dario Argento. Dario venne da me e collaborammo per un paio di mesi alla sceneggiatura e facemmo una storia che praticamente riprendeva un po'
il film famoso di Aldrich, La sporca dozzina, però in termini anche qui più rigorosamente storici e meno avventurosi. E il personaggio di Brad Pitt nel film ha delle caratteristiche che si riscontrano in molti dei film di guerra italiani, dove il protagonista era spesso una grande star americana e il resto del cast era composto da attori come Sal Borgese. Quindi in questo film Brad Pitt è come Jack Palance in La legione dei dannati. Io le consiglierei di rivolgersi al quinto paracadutisti che sono... Perché quelli no? Sembrano bene addestrati. Sì, ma vede, si tratta di pessimi elementi. Io li tengo agli arresti da vari mesi e anche in questa situazione di emergenza non mi sento di affidarli. Non si preoccupi. Jack Palance era un attore eccezionalmente dotato, molto emotivo, molto nervoso, però dirò che più che altro erano gli altri attori a trovarsi a disagio con lui, perché essendo un emotivo, essendo uno che entrava un po' nel sistema actor studio, nel personaggio, creava qualche timore nei partner. Sei un maiale, un lurido sporco maiale. Erano rimasti 28 nella mia squadra e li hanno uccisi tutti, uno per uno. E la colpa è soltanto tua. E anche il film di Crispino. È assolutamente uno dei miei preferiti, molto divertente. Crispino era, prima di tutto, nasce come sceneggiatore, quindi un intellettuale, eccetera. Aveva scritto lui la sceneggiatura, il film era stato prodotto da Goffredo Lombardo, della Titanus, ed era interessante il rapporto con Crispino proprio perché c'era una ricerca psicologica nei personaggi, cioè non era il solito italiano della grande guerra o di tutti a casa, insomma. Non aspettavo che un gesto per ammazzarla. Sì, calmi, sergente. Porti via i prigionieri. Via! Mi farei ammazzare piuttosto che parlare. Per quanto riguarda il quinto, probabilmente sceglierei 5 per l'inferno di Frank Kramer. Con Gianni Garco, Klaus Kinski e Margaret Lee. La morte di Klaus Kinski con il recinto elettrificato, beh, è davvero incredibile. Villa Parisi a Frascati. No, Villa Parisi state qua. No, Villa Parisi, Villa a Frascati. Vado, comando tedesco dell'epoca. Salone, c'è il generale Geburtstag, mi ricordo i nomi, me erano tutti inventati, e arriva lui, tutto lucido, come arriva sotto, tutti elucidano gli stivali, fanno le cose, entra col cappello così, era matto. Si presenta alla scrivania, c'era una bella abat-jour sopra, no? Dico, stai attento, non ti impallare dietro la cosa, perché veramente, sai, non mi va di ripetere, buttare la pellicola così, è uno sfregio al denaro. Sì, prima volta dietro la lampada, seconda volta dietro la lampada, la terza volta adesso me lo dico, non mi hai capito, non lo devi fare, tu sei un attore pagato, sputi sul piatto dove mangi, sarai a pollo, sarai quello che ti pare, ma devi fare quello che ti dico io. Abbiamo fucilato 108 partigiani in 15 giorni, esattamente il triplo di quanto ha fatto il maggiore Kassel nei suoi 3 mesi di permanenza. 108. È così, Standardführer. C'era un macchinista enorme, ma non è molto pezzo, molto pezzo. Da quel giorno, come Dan Vadis, è diventato amico mio. Il benessere di un popolo è nell'eccedenza delle bare sulle culle. Una legge fisiocratica. Già sto pensando al prossimo da eliminare. Ma mi piace anche come Frank Kramer inserisce sempre delle acrobazie nei suoi film. Solo in un film di Frank Kramer, un'unità di comando può equipaggiarsi con un mini trampolino per raggiungere i suoi obiettivi. Vai! Oh, quando ho parlato dei miei film preferiti, avrei dovuto citare anche il film Bastardi senza gloria di Castellari. Dobbiamo andarcene. Ecco fatto. Ci siamo riusciti finalmente. Per quel coso anche un branco di bastardi è riuscito a conquistarsi un pizzico di gloria.
maledetto treno blindato.